Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo ci troviamo in questa rampa ricca di mosaici che raccontano da un lato la vita di San Francesco d'Assisi e dall'altro la vita di Padre Pio da Pietrelcina, che ci accompagnano in questo pellegrinaggio nell'andare ad incontrare nella chiesa inferiore il santo frate minore Cappuccino, dove questa chiesa custodisce appunto le sue spoglie mortali, le reliquie del corpo. Ecco, oggi qui perché vogliamo raccontarvi quanto era importante per il santo frate minore Cappuccino la fedeltà alla Chiesa, la fedeltà ai rappresentanti della Chiesa. Proprio una serie di testimonianze che ha raccolto Padre Marcellino confermano questo atteggiamento di Padre Pio di sottomissione alle disposizioni che venivano prese proprio nei suoi confronti. Le conosciamo tutte, ma ci sono dei dettagli particolari che a volte sfuggono. Padre Alberto D'Apolito che ci racconta durante il periodo del suo isolamento che iniziò nel giugno del 1931, noi frati andavamo a fargli un po' di compagnia in biblioteca, dove era solito ritirarsi ogni pomeriggio per leggere e meditare sui volumi dei Santi Padri. Se ci permettevamo di criticare l'operato delle gerarchie ecclesiastiche per i severi ed ingiustificati provvedimenti restrittivi nei suoi confronti, Padre Pio alzava subito la voce e ci imponeva di tacere o addirittura ci mandava via. Onorato Marcucci, padre onorato, discepolo di Padre Pio, accenna ai provvedimenti presi a carico di Padre Pio da parte dell'autorità di Roma e scrive infatti: anche in occasione di comandi, di restrizioni, di visite apostoliche, Padre Pio ha sempre obbedito e l'ho sempre sentito esclamare: anche questa è volontà di Dio. Giovanni Gigliozzi, giornalista, direttore responsabile del periodico La Casa Sollievo della Sofferenza, che racconta nelle sue memorie: Padre Pio fu sempre obbediente ai superiori, Roma compresa, anche quando era duro obbedire. Diceva: dolce è la mano della Chiesa, anche quando ti percuote, ricorda che è la mano di tua madre. Nonostante questa sostanziale obbedienza alla Chiesa, riusciva ad avere una indipendenza interiore che gli permetteva di essere fedele alla chiamata divina e alla sua vocazione. Solo così gli fu possibile portare a termine le sue opere. E ancora padre Raffaele Daddario, che è stato per ben 35 anni in compagnia di Padre Pio, circa 13 come superiore, si conoscevano da quando erano ragazzi. Per Padre Pio qualsiasi autorità legittimamente costituita, racconta, meritava sudditanza e obbedienza, ma al di sopra di tutte vi era il Papa, che venerava come il rappresentante di Gesù in terra. Ne parlava sempre con grande venerazione, con tutti e dovunque si trovava. Al nome del Papa chinava sempre il capo per rispetto. Per la Chiesa e per il Papa, Padre Pio tutti i giorni aveva delle speciali preghiere.